mattina. Mischio insieme un po' di cereali. Qui ad esempio ho fatto un po' di svuota di spensa, quindi ho dei cereali soffiati e dei fiocchi di soia. Poi solitamente utilizzo frutta fresca, ma oggi è un po' finita e voglio anche finire quella che abbiamo portato noi. Poi qui ci sono delle proteine in polvere vegane, semi di chia, cacao da fare la salsina on top e come base yogurt, che posso fare un mix di yogurt greco e latte di soia, yogurt di soia, oppure in questo caso solo yogurt di soia. Dipende da quello che abbiamo a disposizione in realtà. Ma che si può? Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Donoratico. Noi ormai sono 4-5 anni che veniamo fissi, ma in realtà la prima volta che sono venuta qua è stato 9 anni fa, la mia prima estate con Jimmy, dove ho conosciuto per la prima volta i genitori di Jimmy. Vabbè, comunque. Siamo al mare, siamo qui ormai da una settimana, però mi sono presa una prima settimana di stacco più o meno grande da social, internet, telefono. Diciamo che ho passato i primi 3 giorni, ragazzi, dormendo. Avevo una necessità di dormire dopo Atene, dopo il trasloco, che nemmeno io pensavo di avere. E infatti questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché è assurdo quanto le nostre routine, le cose che dobbiamo fare, a volte prendono veramente il sopravvento rispetto alle necessità del nostro corpo. Io sono sicura al 100% che se fossi rimasta a Milano a seguire la mia routine, a fare le cose eccetera, non mi sarei mai presa tutto quel tempo per dormire. Invece qua, complice il mood, la situazione, insomma il mare, la vacanza eccetera, me lo sono preso e il mio corpo ne aveva veramente veramente bisogno. Quindi è sempre difficile trovare un equilibrio tra ascoltare il proprio corpo e quello che ci vuol dire e farlo combaciare con tutti i nostri impegni. Vabbè, comunque, considerazioni a parte, è stata una settimana in cui ho pensato molto. Infatti finalmente sono tornata a scrivere una volta non troppe, però spero davvero che questa cosa mi rimanga, che riesca a ricominciare a scrivere, perché da marzo che sono successe un po' di cose molto pesanti e che volevo scrivere, ma aspettavo sempre il momento di averle abbastanza metabolizzate, averle abbastanza vissute eccetera, e però poi non trovo mai l'occasione. Niente, quindi ho pensato che questa settimana vi possiamo portare con noi. Questa settimana in cui non faremo moltissimo, perché qui la cosa bella è che si fa veramente poco. Adoro profondamente. E però vita da mare, vita da mare, vita in pineta, vita tranquilla. E questa sera iniziamo con una delle mie cose preferite al mondo, che è mangiare sulla spiaggia. Quindi ora abbiamo appena finito un workout, io e la sorella di Jimmy, Mari, e c'era anche la bimba, siamo zie, e ora ci direzioniamo al mare. Let's go! La bellezza dei tramonti toscani sul mare, spettacolare, mamma mia, cioè come non si fa a non amare sto posto, è pace, che bellezza. Siamo 2-0, eh? Sì, te vedi, ciò che sono dettagli, come la Ferrari, l'importante è che sia una macchina fantastica, ora poi sono vinci. Essenziali in spiaggia c'è sempre un libro, non so se ve l'ho detto, ma ora sto leggendo questo qua di Matt Haig, che è lo stesso scrittore della Biblioteca di Mezzanotte, super consigliato. E questa, a differenza dell'altro, non mi sta tenendo incollata, sarà anche perché ultimamente stavo molto impegnata e non ho avuto tempo di leggere. Qui è quello, la Biblioteca di Mezzanotte, però è veramente super super interessante.
piace tantissimo perché ti fa riflettere sul senso della vita, cioè se tu avessi tantissimi anni da vivere, cosa faresti? Vivresti davvero o preferiresti vivere di meno? Ed è una cosa che lui affronta spesso anche in The Midnight Library e lo trovo veramente, veramente stimolante. Ora sono a metà, vediamo. Le nostre giornate al mare si svolgono sotto l'ombrellone. Arriviamo al mare con molta calma e ci tengo a precisarlo perché è una cosa nuova per me. Se mi seguite o comunque sapete, se avete visto i video dell'anno scorso o degli altri anni, saprete che io ho sempre questa tendenza a voler venire al mare molto presto la mattina, senza nessun reale motivo. In realtà il mare è bellissimo la mattina presto, però insomma... A volte mi mettevo queste pressioni di dover essere qui per forza alle 7:30, giusto perché dovevo essere qui presto. E tendenzialmente non facciamo altro se non prendere il sole, nuotare un po', quando le meduse lo permettono, purtroppo il mare è troppo caldo e ce ne sono tante, e a volte prendiamo i giochi qua d'acqua che ci sono, che sono canoe, SUP e tavole da surf, perché qui si alza molto il vento la sera. Oggi mi sa che io prenderò il SUP e lui la canoa. Siamo a Piombino perché c'è il concerto di Rama che doveva essere la settimana scorsa, quando siamo arrivati ma è stato cancellato perché era malato, e quindi oggi. Ma oggi c'è Rama. Secondo concerto pronti. Dell'anno, ragazzi, ormai stiamo diventando dei super pro. Questa volta i biglietti ci sono davvero. E no, è tutto andato liscio, belle parole. Belle parole. Guardate che spettacolo il concerto sul mare con questo sfondo. Pazzesco. Che roba. Pre concerto lo stai facendo bene. Vabbè, si vede tutto sempre. Vedi là. Illuminaci questo starlight, illuminacelo. Olle, vai. Cos'è, arancione? Quindi anche tu è arancione. Sì, hai sbagliato anche. No, Madonna Mari, te sei proprio brutto. Meno male non è live. Mari, stai zitto, è meglio, vai. Meglio che tu stia zitto. Tutto? Allora, tieni il gommino per allacciarlo. Ma tutto? Ah, ma questo è proprio anni 90, vai. Sì, ma lo sai per cosa si usano gli starlight in realtà? Per andare a limonare con le figlie. No. Ha detto Nicco. Per la pesca. Pescare, eh? Quando peschi di notte, dove li leghi? Insieme alla hand. Sì, esatto. Ti vedo, siamo dei pescatori. Ti vedo in difficoltà, non ce la farei mai. Vabbè, metti giù. Vai. Via, si spezzano tutti. Bello blu. C'è la mano troppo grossa. Molto chimica. No, ma da solo non si riesce. Mari, aiutalo. Aiutalo. Bello, li metti entrambi? Sì. Bellino. Wow. Verrebbero delle foto fighissime questi, però. Niente, stasera non si lavora. Ma che uno può mettersi le gocce ora? Voglio vedere bene. Thank you.
nostri pomeriggi invece non sono molto divertenti perché li passiamo a lavorare al computer e io ogni tanto riesco anche ad allenarmi e basta, tendenzialmente questo non è che facciamo molto. Però vi voglio far vedere una cosa. Settimana scorsa sono stata, non so se vi ricordate dall'anno scorso, se avete visto il vlog dell'anno scorso, ma ho scoperto Francesca, che ha questo centro estetico dove fanno unghie ed è pazzesca. Cioè lei è campionessa italiana del 2019 e quest'anno ha vinto tutto a Dubai, Londra, ora va a fare delle classi dove va a insegnare a San Francisco, quindi cioè pazzesca. E sono andata a farmi le unghie. Guardate che bellezza. E siccome io durante l'anno non ho tanto tempo da andare, non ho tanta voglia di andare al centro estetico a farmele, le ho detto: Franci, insegnami a farmele da sola. Quindi lei in realtà tiene anche dei corsi, purtroppo quando verrà a Milano a fine settembre io non ci sarò, ma mi ha dato le istruzioni d'uso e sono pronta, ora non su di me perché io per fortuna ho tutto, dura, ma ho tutto il necessario per imparare a farmele da sola. Sono gasatissima e sono pronta da sola. La mia prima cavia sarà Jimmy. Ci divertiamo un sacco, faremo serata unghie. Cioè ho il fornelletto, tutto, per farmi il semipermanente a casa. Benvenuti al centro estetico da Fashions. Iniziamo. Vediamo quanto è brava signorina Fashions. Questo coso va a fuoco. No, un baffo, togliti il piede. Vai te a fuoco. Si allora. Fa questa? Perché questo è il dito medio, non. Vabbè, ma te la faccio trasparente, neanche si. Vabbè, vede. Vabbè, sì. Allora scegli te. Perché tu me lo dia da qua. Vai, questa che l'avevo già. Magari se mi limi l'unghia e non la pelle, te ne sono grato. Allora, senti. Amo, mi devi tenere il dito dritto perché se me lo tieni storto va tutto giù. Ascolta, ci avrò il dito storto, io sto tenendo la mano storta. Ah, devi tenerla dritta. E c'ho il dito storto allora, ma. Ci è andato sopra? Sì, ma non è che mi hai bruciato, c'è andato sopra, quindi avrei toccato il. No. Oggi pomeriggio riesco a ritagliarmi un pochino di tempo per allenarmi qua fuori, in mezzo alla pineta e in mezzo alle zanzare. C'è questo spazio che dopo le 5 è all'ombra e quindi decisamente piacevole allenarsi qua in mezzo alla natura. Spettacolo! Ne avevo veramente bisogno. Bellissimo, bellissimo. E poi quando finisco mi stendo qua e ho questa vista. Vai. Passamela a me così. No, lascia matta. È proprio vero, quando ti alleni perché ami il tuo corpo versus quando ti alleni perché odi il tuo corpo. È un concetto molto sottile, ma se ci si sofferma veramente sulle parole, sul loro significato, si implica veramente tantissimo. Allora, dovete sapere che io e Jimmy abbiamo un rituale.
ve l'avrò detto sicuramente anche l'anno scorso che ha visto il video, ma io devo, mi piace l'anno prima ancora, insomma da 9 anni a questa parte educo, e mi piace raccontarlo. Praticamente 9 anni fa io e Jimmy siamo venuti a cena qui a Castagneto Carducci al Cappellaccio, che ha la particolarità di fare questa pizza gigante. Ok, quindi una delle nostre pizze insieme, se non forse la prima. La prima pizza insieme, e già io mi ricordo che ne mangiai un quarto perché insomma era un periodo un po' quindi già quello è un rituale tornarci. In più quella sera abbiamo fatto una foto che riproponiamo ogni anno. Sempre stesso luogo che viene sempre, che troviamo sempre uguale. Esatto. E soprattutto ciò che lo rende ancora più particolare è stesso vestito. I nostri outfit. Sempre gli stessi. Quindi abbiamo reso questa cosa veramente... Posso dare un dettaglio? Polo totalmente sbiadita, ma prima o poi diventerà bianca, per fortuna solita alle foto. Io vestito foderato, sto morendo di caldo, quindi veramente... Pantalone, 5 tasche, vecchio stile, con un mega buco sul picco. Sì, che poi ci sono io con questo vestito super elegante e lui che sembra tornato alla spiaggia essenzialmente, ma... Dai, questo 9 anni fa non l'hai detto. No, non l'ho detto. Però è la nostra serata e siamo super super felici ogni volta di tornare qui e poterlo fare. No, perché in realtà 9 anni fa ero molto chic, tanto che Jimmy mi chiamava Chanel. Ah, è vero. Poi è una vita, non la chiamo più così, ma va bene. Quindi ora, visto che siamo arrivati in anticipo, andiamo a cercare di fare la foto, che insomma da soli non è molto facile. Anche perché, esatto, abbiamo sempre avuto mia mamma che ci faceva la foto, quest'anno la mamma non c'è e dobbiamo farcela da soli. Dobbiamo farcela da soli. Eccolo il nostro angolino. Cioè, noi ci siamo fatti fare la foto qua davanti. Bellissimo. Il proprietario è sempre più, più bravo. Bravo. E oggi siamo super fortunati perché... siamo da soli, ma ci sono le sedie davanti, possiamo mettere il treppiede. Yes! Poi, io lo dico, così che rimane ai posteri, questa, l'anno prossimo, quello dopo, potrebbe essere un'ottima occasione per farmi la proposta. Hai illuminato tutto, hai illuminato la mia idea. Eh no, deve essere una sorpresa, lo devi cambiare allora. Vedi, io gliel'ho detto agli Jimmy, gli ho detto, se io snaso qualcosa, io te lo dico. Hai rovinato tutto, qui non sarà mai. Vabbè, l'importante è che sia una sorpresa, io non devo snaso... Io becco sempre tutto. No, te sei una pipa a beccare sta roba. Ogni tanto ti capita. Yes. Una volta, lui mi ha fatto un compleanno a sorpresa, organizzato di tutto. Una volta l'ho beccato per il concerto di Dua Lipa. Ho detto, secondo me mi stai organizzando una sorpresa. Hai beccato che ti stavo organizzando una sorpresa. Vabbè, no, fino al concerto no. Che cavolo. Guarda come siamo bellini. Non hai sgamato niente. Senti, ora sono le 9, si può andare a mangiare sta pizza. L'abbiamo da un anno. Abbiamo fatto. Let's go. Siamo riusciti a fare tutto e soprattutto... Questa è una notizia. Abbiamo finalmente beccato la signora dei fiori. La proprietaria. Che siamo andati lì, io tutto orgoglioso, gli ho mostrato la foto di 9 anni fa e fa... Bene! Bravi, bene, fa piacere. Noi eravamo gasatissime lei. È un po' spallata lei. Vabbè. Sì, però... Vabbè. Oh. Guarda. Sì, c'è una mini luna, ma non è luna. E un palo fra le gambe. Ok. Via, si parte. Prima tradizione. Cozza alla livornese con il sughetto che dopo servirà per... fare la sgarbetta. Inzuppare i crostoni e poi vedete che razza di crostoni non sono questi. Belle, eh? Cozze belle, vada che bestie. Molto. Oh, non mangiare quelle chiuse, eh? Le mangio io. Non mi ci sta nello schermo. La pizza non mi ci sta. È più grande di te. Facci vedere. E io le ho le mani grandi. È vero, confermo.
Dai! Pronta a pucciare. No, vabbè. Il fatto è che è anche veramente buona. Questo è un 10 più. È fenomenale. Si inzuppa. Si inzuppa. E là. La faccia di uno sconfitto. Sei un drago, mi hai umiliato. No, blocco il suo mano. Lo sto mangi. Cercando la forza psicologica. Hai lasciato le croste, non si lasciano le croste. Le croste. Croste, no, non si lasciano. Quindi due. Pivello. Pivello. Oggi ultimo giorno, valigie quasi completate, perché domani io e Jimmy ci separiamo. Lui va 5 giorni con i suoi amici in Albania, scoprire il mare dell'Albania. E invece io raggiungo i miei e Luna. Andiamo con Luna a Porto Venere, sul mio scoglio. Mi troverete sul mio scoglio. Quindi ora è pomeriggio, direzione mare, ultimo tramonto sul mare. Stasera Hachuco, eh? Stasera Hachuco. Hachuco. Il Hachuco. Quanto pesce c'è?